Ultima edizione di Stadio News in studio, Riccardo Gatto. Proseguono gli allenamenti del Palermo in vista della sfida contro l'Empoli che si giocherà domenica 1 marzo alle ore 15 allo stadio Renzo Barbera. Doppia seduta per il rosanero sul campo di gioco del tenente onorato di Bocca di Falco. Al mattino Beppe Iachini ha diviso la squadra in due gruppi che hanno alternato esercitazioni tattiche in campo e lavoro in palestra. Nel pomeriggio i rosaneri hanno svolto esercitazioni di attacco contro difesa, chiudendo la seduta con delle partite a tema in campo ridotto. Francesco Bozzoni si è sottoposto alle cure dei fisioterapisti, terapie anche per l'esterno marocchino Krafts Lazar, che dovrà stare fermo per circa 3 settimane per un affaticamento all'adduttore destro. L'esterno marocchino del Palermo, Achraf Lazar, ha parlato così del suo rendimento stagionale e del grande momento che sta attraversando la squadra rosanero. «Sono felice di quello che sto facendo in questa stagione», ha spiegato Lazar. «Lo stesso vale anche per la squadra. Mancano 7 punti per raggiungere la salvezza e poi vedremo che cosa succederà. La speranza è nostra è quella di poter puntare ad altri obiettivi». L'agente di Michel Morganella, Peppino Tirri, ha parlato così del futuro del suo assistito in scadenza di contratto con il Palermo. «Trattiamo in rinnovo con il Palermo da circa 3 mesi», ha spiegato Tirri, «ma non abbiamo ancora trovato un accordo. Le nostre richieste non sono aumentate, il ragazzo comunque è tranquillo e pensa soltanto a fare bene con il Palermo». Il giudice sportivo Giampaolo Tosella ha reso noti i provvedimenti disciplinari relativi alla 24esima giornata del campionato di Serie A. Il centrocampista del Palermo Edgar Barreto salterà la sfida contro l'Empoli in virtù dell'espulsione rimediata domenica pomeriggio contro la Lazio. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.